Ernesto Di Mattia, candidato sindaco di Risorgimento Atellano. Allora, 9 giorni fa ha presentato in piazza Macri la sua lista. Oggi vuole illustrare ai nostri ascoltatori i programmi, i punti caratterizzanti di questo movimento? Ma guardi, la situazione politica amministrativa del comune è sotto gli occhi di tutti. È una situazione di un comune che è dissestato, ma fortunatamente, voglio dire, noi abbiamo l'obiettivo adesso, non appena insediati, di superare il dissesto con il superamento immediato della situazione finanziaria. Stanno per approvare il bilancio stabilmente riequilibrato, voglio dire, quindi noi ci troveremo già in una situazione che ci spingerà necessariamente ad avere delle attività di programmazione. Ma la cosa importante, secondo me, è definire subito con la OSL, cioè l'organismo di liquidazione di questo comune, di definire un po' tutta la massa passiva e soprattutto i creditori di questo ente, al fine di chiudere nel più breve tempo possibile il dissesto finanziario. Quindi questo è il primo obiettivo. L'altro obiettivo sarà quello di mettere mano subito, immediatamente all'organizzazione della macchina comunale. Perché senza struttura organizzativa, senza macchina comunale, io penso che nessuno potrà fare nulla di positivo. Quindi dare attuazione ai concorsi che fortunatamente già sono stati comunicati, autorizzati dal Ministero degli Interni, quindi accelerare al massimo questo, ma soprattutto motivare il personale che è sottodimensionato a nuovi obiettivi, a nuove strategie amministrative. Cercando di fare che cosa? Soprattutto educare gli stessi lavoratori, i dipendenti comunali, ad avere un rapporto molto più lineare, trasparente, ma soprattutto accogliente nei confronti dei cittadini che spesso si sentono estranei all'apparato amministrativo, e quindi fare in modo che il comune diventi un ente accogliente. Altri obiettivi strategici, l'abbiamo detto nel nostro, sono diversi. Uno è quello che noi abbiamo necessità di costruire una casa delle arti. Che cosa significa questo? Significa dare immediata attuazione, possibilità, recupero, per esempio, del progetto dell'auditorium comunale. C'è da mettere mano indubbiamente a tutte le strutture sportive di questo ente, perché molte famiglie ci chiedono dove mandare i figli a fare attività ginnica, ma anche bambini che hanno dei problemi di handicap devono andare fuori paese, in altre realtà, per poter fare attività di recupero. Quindi, voglio dire, noi abbiamo necessità di mettere mano ai ludi atellani, cioè alla zona del campo sportivo, ma non solo quello, ma anche diffondere sul territorio delle strutture che permettono ai cittadini di poter soffrire e fare attività, voglio dire, naturalmente corretta e libera. L'altra questione, noi abbiamo nel piano regolatore, voglio dire, la possibilità di costruire le piste ciclabili, cioè, voglio dire, abbiamo un aspetto fondamentale. L'altra questione, a mio giudizio, è quello dell'aspetto dell'ambiente. I cittadini si aspettano da noi come primo obiettivo quello di avere un po' il paese più pulito, innanzitutto pulire il paese dalle erbacce, dei marciapiedi, cercare di renderlo più veramente visibilmente un paese moderno e nuovo. Non permettere lo sversamento di rifiuti nei terreni incolti e così via, quindi responsabilizzare i proprietari dei terreni a tenerli puliti, ordinati, ed evitare che ci possano essere poi i cosiddetti roghi tossici che stanno inquinando questo ambiente e ci stanno rendendo veramente tutti quanti, mettono le famiglie nella condizione di avere ognuno di noi qualche problema a casa per malattie e così via. Questi sono gli obiettivi strategici che ci poniamo. Poi il problema, l'abbiamo detto già nel programma amministrativo, noi abbiamo l'obiettivo quello di una verifica almeno semestrale degli obiettivi che ci siamo dati. Io non posso fare l'elenco di tutte le cose che ci siamo proposti, anche perché sarebbe lungo e anche tedioso per i cittadini. Abbiamo 2 o 3 obiettivi strategici fondamentali: il recupero delle zone periferiche, ma che sono legate strettamente al centro storico di questo paese. Perché se muore un centro storico, muoiono anche le periferie. Se muoiono le periferie e non vive il centro storico, il paese muore nella sua complessità. Noi abbiamo necessità di recuperare, di mettere mano subito a un rilancio sia del centro storico che delle periferie. Questo saranno anche nel medio e breve e lungo tempo uno degli obiettivi per cui crediamo che arriveremo alla scadenza del mandato, se i cittadini ci premieranno in questa nostra prospettiva politica, di dare una risposta e rendere questo paese veramente
in vivo in tutte le sue componenti, centrali e periferiche. Questo è l'obiettivo. Di Mattia, venendo un po' anche alla polemica politica di queste settimane, sembra che i suoi appelli ad un confronto pubblico e soprattutto a rendere pubblica la situazione patrimoniale e tributaria nei confronti dell'ente da parte dei suoi competitor non siano state recepite. Io trovo, devo dire, dal mio punto di vista un poco strana la situazione. Io penso che chi si mette in gioco e si candida alla carica della cosa pubblica, in questo caso il Comune di Sant'Arpino, debba innanzitutto essere nella condizione di poter accettare un libero confronto, perché questo denota che cosa? Cioè il libero confronto fa in modo che le idee, perché non tutte le idee che uno può avere sono le corrette e quelle giuste, ma anche da un libro, cioè da un confronto democratico tra i vari soggetti che si candidano, potrebbero nascere nuove idee che uno può utilizzare e può sviluppare. Quindi il loro rifiuto da un confronto pubblico per me appare veramente assurdo e irrazionale e anche, voglio dire, non rispettoso dei cittadini che stanno aspettando di capire programmi, di capire come poi realizzare questi programmi. La questione tributaria è un problema, voglio dire, io non ho nessuna preoccupazione perché non ho debiti con la pubblica amministrazione. Può darsi che qualcuno possa avere qualche debito con il Comune di Sant'Arpino, ma è un problema, voglio dire, suo, ma sarebbe ancora più grave perché, voglio dire, avere un debito con il Comune e non dirlo ai cittadini metterebbe la condizione che i cittadini potrebbero affidare o possono affidare la gestione della cosa pubblica a un soggetto che è lui stesso il primo evasore dei tributi comunali o ha avuto delle difficoltà nel non pagare i rispettivi tributi. Quindi, voglio dire, io credo che nella vita democratica del Paese rendere la propria situazione patrimoniale chiara, limpida, trasparente è un dovere e anche un diritto sia da parte dei cittadini, ma ha un dovere da parte di chi si candida.